con Lucrezio Guidone della compagnia Lombardi Tiezzi, che torna a Pistoia nella stagione teatrale del Manzoni con il dramma La signorina Els di Arthur Schnitzler. Sì, siamo in scena appunto qui al Teatro Bolognini di Pistoia fino al 31 ottobre e lo spettacolo è una trasposizione teatrale del romanzo di Schnitzler, appunto La signorina Else, in una bellissima traduzione di Sandro Lombardi e Fabrizio Sinisi per la regia del maestro Federico Tiezzi. E questo è uno spettacolo al quale sono molto legata perché è un personaggio femminile che, diciamo, nella storia del teatro penso sia uno dei più ambiti per un'attrice. E appunto è un ruolo molto particolare perché tratta appunto di sentimenti molto in bilico e da attraversare. Appunto la storia racconta di questa giovane Else che appunto riceve una proposta indecente da questo signor von Dorsday in cambio di una somma di denaro che può salvare suo padre dalla rovina. E quindi si trova appunto costretta a chiedere questo favore per il quale in cambio appunto questo signor Torste le chiede di mostrarsi nuda davanti a lui per un quarto d'ora. Ed è anche un tema che in questi giorni soprattutto è molto caldo, dati appunto gli ultimi avvenimenti che ci sono, ma in generale viene appunto considerato un testo manifesto del femminismo per la forza di questa figura e appunto anche per il carattere poetico e drammaturgico meraviglioso di questo scrittore. Lo scorso giugno avete realizzato moltissime repliche dello stesso spettacolo presso il Teatro Anatomico dell'antico ospedale del Ceppo, sempre qui a Pistoia, per il Pistoia Teatro Festival. Ecco, che impressione ti ha fatto? Che sensazioni hai provato nell'essere protagonista di questa rappresentazione in uno spazio scenico così particolare, così originale? È stata un'occasione bellissima e veramente un privilegio, sia perché appunto si svolgeva all'interno di Pistoia Capitale della Cultura e quindi abbiamo anche avuto possibilità di confronti molto, molto stimolanti, e poi perché appunto lo spazio in cui l'abbiamo rappresentato per la prima volta era magico, si può dire, perché questo teatro anatomico è, oltre ad essere di una bellezza imbarazzante, è anche molto, molto adatto per la nostra messa in scena, perché questa pianta circolare e anche lo spazio, che è molto ridotto, ci ha permesso di avere appunto un contatto con gli spettatori che normalmente a teatro non è così ravvicinato, perlomeno, e noi ce l'avevamo veramente a pochi centimetri di distanza e a volte andavamo quasi ad importunare lo spettatore, veramente si potevano sentire i respiri degli attori, poi abbiamo dei musicisti anche in scena, quindi il tutto era veramente legato in una magia che veramente è difficile da trovare di solito, e quindi è stata una bellissima esperienza. La vostra, possiamo dire, è stata una presenza abbastanza costante all'interno dell'anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura. Qual è stata l'impressione che avete, hai ricavato dal pubblico pistoiese? Dall'esterno, insomma, possiamo dire che gli spettacoli, anche quelli di giugno, hanno registrato un tutto esaurito, quindi è stato un successo? Beh, speriamo di sì, nel senso che sia io che Martino D'Amico, che è l'altro attore appunto che interpreta Dorsday, ci è capitato appunto di girare per la città e incontrare le persone che venivano a vedere lo spettacolo, anche perché, come dicevamo prima, essendo uno spazio così piccolo, hai la possibilità di vedere gli spettatori in faccia e quindi te li ricordi. E il giorno dopo magari vai in giro e queste persone si fermano, quindi ti fanno delle domande. Quindi è stato anche diciamo un terreno di scambio mo molto ravvicinato, molto umano, in cui normalmente non ti ricordi chi viene a vederti a teatro perché c'è distanza, invece in questa dimensione, sia per il festival che anche per
per appunto questa particolare disposizione siamo riusciti a creare ed è stato molto bello, devo dire. E per concludere, quali sono i tuoi prossimi progetti a livello artistico, sia a livello teatrale che magari cinematografico? Allora, adesso sono al cinema con un film che si chiama La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi e poi sarò Antigone al Teatro di Roma, sempre con la regia di Federico Tiezzi, questo a marzo del 2018. Grazie. A voi. Grazie.